Sì, buongiorno. Sembra di capire che stia funzionando tutto, quindi condivido la mia presentazione. E le chiedo un attimo di Sì? attendere un attimo solo, mi scusi. Ok, ciao. Perfetto, allora torno alla condivisione del mio schermo, così mi presento anche. Perfetto, buongiorno a tutti, sono Alessandro Loggi, ho fondato l'azienda Seeving che si occupa di digital recruitment e vorrei proprio oggi partire dal raccontare un po' quello che ho fatto negli anni passati, proprio perché al di fuori di raccontare Seeving, che innova ogni giorno il processo di recruiting e aiuta sia aziende che candidati, insomma, a ottimizzare quello che chiamiamo il talent matching. Mi sono sempre un po' preoccupato di testare, sperimentare, studiare strumenti digitali a supporto proprio del recruiting. La mia azienda si occupa infatti proprio di questo, andando a calarsi ogni volta in modo specifico e diciamo targetizzato il processo di recruiting per ogni esigenza. In particolare ci occupiamo di abbiamo tre business unit, una tratta proprio progetti estesi di HR transformation, vuol dire preoccuparsi di tutta la comunicazione che c'è online relativa all'employer branding. Si tratta di collegarlo a un processo digitale di recruiting, di preoccuparsi anche di quello che accade dopo, e l'integrazione con i sistemi gestionali che le aziende, soprattutto quelle grandi che sono il nostro target, sono già in possesso. Ci occupiamo di erogare servizi, quindi soprattutto far arrivare i candidati in target in modo molto veloce ed efficace ai nostri clienti, che sono sempre aziende, principalmente grandi aziende, e infine stiamo innovando il più possibile il mondo delle fiere digitali del lavoro, proprio attraverso un formato disruptive. Poi lo andremo a vedere. Ecco, io volevo fare questo passaggio. Sono esattamente al centro delle generazioni che ad oggi cercano di avvicinarsi e quindi credo che questo un po' mi dia da un lato un vantaggio e dal lato anche una responsabilità, che è quello di connettere la generazione Z alle generazioni che hanno preceduto la mia, proprio perché sono da un certo punto di vista distanti, al tempo stesso riuscire a farli collaborare è secondo me diciamo, l'obiettivo più importante, soprattutto in questo momento di accelerazione all'innovazione, è l'obiettivo più importante per tutti, credo proprio a livello sociale. Tornando un po' indietro, appunto, da quando ho iniziato questo tipo di attività e poi con particolare focus nel 2018, ho iniziato a tenere degli eventi a Milano dove discutere la sera insieme a HR, anche piuttosto importanti, proprio del come sarebbe evoluta la figura del recruiter, andando a prendere statistiche e soprattutto tecnologie presenti nel mondo web non applicate al recruiting spesso, e andarle proprio a sperimentare, diciamo sporcandosi le mani. E quello che era emerso proprio nel 2018 era una sorta di processo ideale di mix delle varie tecnologie e nei vari step del processo di recruiting che noi abbiamo trovato nel web e le abbiamo proprio testate, discusse e così via. Un esempio è proprio quello della virtual reality che già 2 anni dopo ha fatto dei passi in avanti considerevoli. 2 anni fa diciamo, sperimentavamo le prime case study avute a nostra disposizione in una green room, quindi lo abbiamo fatto con HR, tra l'altro, che si sono divertiti tantissimi e
e insieme pian piano abbiamo malleato alcuni tipi di processi. Ogni volta uscivamo con delle schede di questo tipo e siamo arrivati poi a analizzare proprio le statistiche presenti nel web. Ora vorrei affrontare le prossime 3-4 slide proprio discutendo delle previsioni che c'erano e di quelli che sono i risultati un anno e mezzo dopo di quello che proprio stiamo vedendo. Si parlava infatti di videocolloqui, che a me, diciamo, nel mio mondo è centrale perché Siving parte dai cosiddetti videocolloqui on demand, che sono il formato di cui si parla in questa slide, e Universum nel 2018 parlava proprio di un'accelerazione nel 2018 della tecnologia videocolloqui on demand, che effettivamente ha visto una grandissima diffusione proprio in quell'anno e sta proseguendo. Quello che sembrava accadere, almeno a livello di previsioni per il 2019, era una veloce, diciamo, scommessa, riduzione delle scommesse sui videocolloqui per vedere accelerare intelligenza artificiale, gamification, eccetera. Vedo in tutte le aziende effettivamente una grossa espansione dell'utilizzo e dei test di queste tecnologie, tuttavia, vediamo che dalla stessa azienda che ha rinnovato diciamo, i sondaggi e le survey molto molto interessanti che apprezzo, che effettivamente il passaggio non c'è stato, ossia quello che si attendeva, stava registrando nel 2018, in realtà è avvenuto esattamente circa nello stesso modo nel 2019 e tuttora le tecnologie di intelligenza artificiale sono utilizzate solo marginalmente, anzi addirittura qualcuno parla di una riduzione diciamo, della sua espansione all'interno dei processi, mentre i videocolloqui rimangono diciamo, lo strumento su cui investire di più, andare a diciamo, consolidare il suo utilizzo nei processi, perché io sono un po' il primo sostenitore del fatto che richieda tempo, richieda un forte contributo umano nel poter estrarre tutti i vantaggi che questo può portare, soprattutto calandola in tutte le situazioni che un'azienda tipicamente ha. E soprattutto c'è un passaggio molto molto importante che vedremo, che è un po' l'educazione culturale, l'educazione delle generazioni interessate, ma in generale di chi cerca lavoro, a comprendere i vantaggi e il perché questi strumenti sono utilizzati, e quindi aumentare la loro predisposizione a sottoporsi a dei videocolloqui on demand. Quando dico on demand, diciamo, dico anche in differita oppure asincroni, sono degli altri termini molto, molto diffusi che dicono la stessa cosa. E comunque stiamo per vedere anche questi esempi. Tuttavia, le altre tecnologie che si prevedono alla fine essere utilizzate sempre più sono la gamification e i chatbot, di cui Siving è anche diciamo, uno sperimentatore fin da quando è nata. Ultima slide al riguardo, è sempre relativa a delle ricerche del 2018, dove si andava a fare un'analisi per generazione. Ovviamente questo è importante perché ci prepara, o perlomeno ci mette nelle condizioni di investire nelle direzioni giuste. Se una nuova generazione che a noi interessa, che si affaccia sul mondo del lavoro, per esempio, ovviamente la generazione Z, sappiamo in molti che entro il 2024 saranno un quarto della forza lavoro mondiale, quindi direi molto molto rilevanti. Sono predisposti ovviamente alla virtual reality molto più delle generazioni precedenti, però andiamo a vedere che ad esempio non sono particolarmente interessati o predisposti a sottoporsi analisi con intelligenza artificiale, che tutto sommato i videocolloqui sembrano essere uno strumento che apprezzano in forma crescente, e la questione delle app, che è tuttora come dire, un argomento un po' dibattuto perché non è più necessario avere delle app, ormai è comunque tutto mobile. Ok, andiamo a delle analisi molto nuove che riguardano, diciamo proprio recenti, che riguardano un po' la percezione dei recruiter, diciamo, le preoccupazioni su quanto più il processo diventerà difficile e sfidante, e quindi quanto la digital transformation sta ponendo insieme purtroppo agli eventi recenti,
ponendo delle difficoltà nel trovare le persone giuste per svolgere e raggiungere i propri obiettivi aziendali. Le grandi aziende sono particolarmente coscienti, più sono grandi aziende, più si è coscienti di questa difficoltà e quindi si va ad investire ad analizzare le tecnologie. Ogni anno questo fenomeno ha un'accelerazione impressionante e ormai sembrerebbe che risolvere problemi nel recruiting di grandi aziende sia una convinzione a 360 gradi. Questa survey è stata condotta su CEO e su direttori di risorse umane e talent acquisition manager. Ora andiamo un attimo a analizzare due dati dell'employer branding, in particolare di quello che è un fenomeno crescente, ossia l'employee advocacy. Fenomeni crescenti alle sue spalle sono il fatto che il video stia diventando quasi l'unico content a livello social, non solo per l'HR, soprattutto per il marketing, a funzionare. Si prevedono statistiche impressionanti per quanto riguarda la diffusione dei video come content, e all'interno di questo sempre più si utilizza mettere la faccia di persone coinvolte nei contenuti di cui si parla, come in primis quello di chiedere ai propri dipendenti, collaboratori, di spendere la loro opinione sull'azienda e darne valore attraverso i canali social. Quindi è diventato una pratica comune. Di cosa si parla? Principalmente si fa testimonianza attraverso video, foto delle giornate lavorative e dei progetti svolti. Quindi questo è anche un modo per avere un ROI, un ritorno sull'investimento in video, in attività di employer branding, perché qualcuno, soprattutto persone sensibili alle parole di un dipendente, sono lì a guardare e si lasciano in qualche modo ispirare. Ispirazione che è un tema molto importante per l'employer branding, è proprio ormai centrale. Fondamentalmente cambiano i perché, infatti, è inutile stare a guardare tutti questi dettagli, il tema è che le nuove generazioni guardano sempre di più ai perché e hanno bisogno di ispirazione, quindi sviluppare employer branding pensando all'ispirazione, e questo è quello che risulta dal web e ovviamente è quello che un po' tutti conosciamo essere un po' la conseguenza di un rovesciamento dei bisogni, soprattutto dei motivi per cui una persona sceglie un'opportunità di lavoro piuttosto che un'altra. Volendo quindi contendersi un talento di una stessa posizione lavorativa rispetto a competitor e altre aziende, bisogna agire toccando le giuste corde. Tutto questo ovviamente sembra già abbastanza complesso, ma siamo arrivati al 2020. Il 2020 succede quello che sappiamo e tutto cambia. Semplicemente c'è un'accelerazione delle previsioni già fatte. Noi diciamo che si rimescolano ulteriormente le carte. E quindi, come per tantissime, problematiche che ci sono state o che noi viviamo nel quotidiano, abbiamo bisogno di un metodo, di un approccio. Noi da tempo utilizziamo questo tipo di approccio che ci porta a poi a valutare tutto quello che il digitale, il mondo della comunicazione, il mondo delle conoscenze in ambito HR, ci permette di elaborare specifici processi di recruiting per ogni occasione, quindi non solo per ogni azienda, per ogni occasione perché ci sono casistiche delle più disparate. Ovviamente questo tipo di grafico potrebbe essere rappresentato anche come fosse un imbuto, proprio perché partiamo dal concetto di farci vedere, farci conoscere, che è la base dei social network, non solo. Ed è in realtà il modo per sfruttare al meglio le potenzialità del web. Quindi tanta visibilità, come se avessimo un grande tubo, un grande imbuto che stiamo poi andando a analizzare. In questo imbuto noi vogliamo avere sempre più persone interessate alla nostra azienda, interessate alla carriera in generale, gli diciamo cose che ci riguardano, che riguardano il nostro mondo, interessanti, veri e di valore, e così creiamo il nostro employer branding, il nostro valore di employer branding. A quel punto diventiamo attrattivi e i nostri visitatori in target, lì in mezzo sappiamo che ci sono i talenti che vogliamo conquistare,
e la bravura sta nel riuscire proprio tramite l'employer branding a farli diventare, a trasformarli da visitatori in target a candidati, candidati che noi diciamo anche motivati. Quindi questa motivazione va mantenuta grazie a una candidate experience, ossia mentre ci si avvicina all'ingresso in azienda perché sei un talento, sei stato notato e stai diciamo un po' vincendo la competizione. Si arriva a quel punto in cui vuoi ancora lavorare per l'azienda, perché magari sei effettivamente un talento con competenze non troppo comuni, molto contese, e a quel punto puoi avere la possibilità di scegliere. Questi sono alcuni casi, poi ci sono casi anche di posizioni più facili dove comunque noi vogliamo persone cariche, belle e motivate, e vogliamo anche che mantengano una reputazione del nostro brand positiva anche dopo che c'è stata la candidatura e se eventualmente sono stati scartati. Quindi parlavamo di funnel, di imbuto, questo è esattamente alla base di tutto il digital marketing. Quello che facciamo non è molto distante dalle attività di digital marketing, però calandosi nelle conoscenze del mondo del recruiting. Al di sopra, diciamo, si dice above the funnel, ci sono tutte le fonti, tutti i canali, tutti i metodi possibili e immaginabili, con l'obiettivo di riuscire ogni volta a sia trovare i candidati attivi, quelli che stanno cercando lavoro, che sono più facili e sono un po' sotto le mani di tutte le aziende che cercano, ma soprattutto la parte più complessa, che è quella di attivare, di far venire voglia di candidarsi per te verso quei talenti che non sono attivi, che non stanno cercando. Per questo motivo uno dei più potenti strumenti sono assolutamente i social network, insieme ad altri strumenti come ad esempio Google, che sempre più è utile per fare recruiting. Nei social network, come sappiamo, riuscire a fare la differenza non è più semplicissimo, ora c'è una competizione pazzesca e ci siamo specializzati proprio nel riuscire a comunicare secondo una candidate experience molto importante. Veniamo un po', una volta che diciamo, siamo passati dalla parte più alta del funnel, quindi siamo tra gli spettatori di contenuti di employer branding, decidiamo di candidarci, sempre più questi famosi video colloqui on demand che sono diffusissimi e sembrerebbero consolidarsi all'interno delle grandi strutture e non solo, funzionano un po' secondo un modello abbastanza standardizzato, di cui c'è una certa offerta sul mercato e infatti Seeving lo utilizza come strumento, diciamo, è il cuore pulsante di Seeving, tuttavia ci occupiamo di servizi sia prima che dopo il videocolloquio, e sono particolarmente utili perché nel momento in cui siamo bravi a farci vedere, siamo attrattivi, rischiamo di avere la conseguenza che molti temono, ossia avere troppi candidati e questo impatterebbe sul tempo di reclutamento. Invece, grazie all'utilizzo di algoritmi e di raccolte informazioni scritte molto rapide, ci permette di far emergere i candidati con una corrispondenza, a livello di formazione, competenze, esperienza, diciamo, elevata rispetto al candidato ideale. E invece, con i videocolloqui ben preparati, perché bisogna prepararli bene, si riesce a capire in pochi minuti se effettivamente non ha solo le carte in regola per lavorare per noi, ma ci piace anche e conferma alcune informazioni importanti. In particolare si possono analizzare delle soft skill che noi reputiamo fondamentali per lavorare nella nostra azienda. Infatti, quello che non si potrebbe fare con un curriculum sicuramente è valutare la persona per come si presenta. E andremo a vedere anche questo, qual è un po' il suo personal branding che sarebbe molto prezioso far emergere insieme ad altre informazioni, come ad esempio la capacità di parlare una lingua straniera, che sappiamo tutti l'inglese essere fondamentale ormai per meritare dei posti di lavoro importanti. Uno degli ultimissimi vantaggi di questo tipo di approccio è quello di di permettere a chi fa reclutamento di lavorare a distanza come se si fosse a un metro nello stesso ufficio, proprio perché si può fare un'attività geolocalizzata a distanza, si può decidere di attingere da aree geografiche
dove ci sono anche università o competitor, distretti che, passatemi il termine, sfornano talenti, e a quel punto riuscire a reclutare a distanza. E al tempo stesso reclutare per tutti i nostri store, se parliamo di retail, HoReCa e così via, per persone i cui videocolloqui, i cui assessment già belli strutturati in automatico, vengano analizzati direttamente dagli store manager, ad esempio. Molti dei nostri clienti più grandi fanno così, in modo che chi si occupa di gestire un punto vendita o un supermercato possa prendere decisioni su chi portarsi la sua parte. Tutto questo poi comunica con i vari gestionali che sono SAP e così via, per non perdere informazioni lungo il percorso. Abbiamo detto che noi la vediamo esattamente così. Il telematching è un grande sforzo dal punto di vista diciamo aziendale della funzione HR, e noi diciamo anche della funzione marketing. Al tempo stesso riusciamo a intercettare quelle persone interessate alla carriera che sanno bene cosa vogliono, e quindi anche questo è importante sia farlo emergere, ed è compito nostro, sia compito di tutti stimolare le nuove generazioni e chi cerca lavoro a prepararsi. Ora vorrei fare vedere un video che diciamo riguarda una software house. Di software house sappiamo ormai ce ne sono moltissime. E qualcuno di molto importante ha detto che siamo tutti delle software house, perché tutti dobbiamo sapere di un po' di informatica, ma soprattutto non si può non costruire bene il digitale della nostra impresa tanto quanto quello che è fisico. Quindi volevo far emergere come con alcune scritte, un video costato potenzialmente, non so, 1.000 euro, emerga quanto questa azienda sia interessante. Per poterlo mostrare, devo fare un attimo un giochetto qui. Bene, parto. Bene, dovrei adesso essere tornato ad essere ascoltato. Mi sentite? Penso di sì. Bene, fondamentalmente è un esempio che ci tengo spesso a far vedere, proprio perché alla fine parliamo di video, parliamo di fare employer branding, di avere dei valori. Poi, in una situazione come quella che abbiamo in molti, di dover trovare dei developer software, poi si ha grandissime difficoltà. Questo perché tutti cerchiamo queste persone che purtroppo non sono così numerose quanto vorremmo, ed è un tema molto delicato della società. Però con pochissime informazioni messe in modo accattivante, questa azienda abbiamo visto che è passata da 6 dipendenti a 1.500 in pochi anni, e si vede che ci sa fare, sia di software che soprattutto nell'attrarre talenti, quegli stessi talenti che tendenzialmente vogliono tutti andare da Microsoft, da Apple e così via. Quindi hanno fatto bene questo lavoro, e le armi che hanno usato sono a disposizione di tutti.
Sono passato a una case study molto più semplice, che è un nostro importante cliente, che sicuramente non è Apple, ma è altrettanto interessante come il caso, e hanno anche la bellissima A, che attraverso canali molto semplici come Indeed, come il loro sito internet, rappresentano ogni giorno informazioni che riguardano la vita comune all'interno dei loro spazi. Fanno parlare le persone. Costruiscono video ben elaborati e ben pensati dal punto di vista comunicativo e co insomma hanno rispettato tutte le regole che abbiamo visto finora. Ecco, direi che questo lavoro sia alla portata di tutti, però quello che vediamo è che Autogrill lo fa in modo egregio, ma è un'eccezione, quindi si può fare molto molto di più. E poi c'è tutto quello che succede dopo l'onboarding, dopo il fatto di aver scelto una persona e tutto quello che succede dopo può essere raccontato e deve essere raccontato proprio attraverso video, principalmente attraverso i social, così via, ancora meglio se fatto fare da un dipendente. Veniamo alla parte, diciamo, finale, sostanzioso, che riguarda l'ultimo. Diciamo, servizio, chiamiamo così, l'ultima iniziativa di Sealing, che è quello di portare un esperimento andato molto bene dell'inizio del 2019, che è stato il primo evento digitale del lavoro, dedicato proprio, cioè, costruendo una mappa esperienziale con aziende che comunicavano per branding e ricercavano, diciamo, persone facendo fare il processo tipico di Sealing. Abbiamo iniziato appunto con un evento piccolo, abbiamo raccolto il feedback strutturato di 5.000 partecipanti e da lì è stato un percorso che nel 2021 sarà sicuramente il più grande che sia stato visto. Andiamo a vedere un po' nel dettaglio come funziona. Questo è stato l'esperimento numero 2, che non è stato un esperimento, è stato un grande successo con 20 grandi aziende, leader ognuno dei settori bancario, assicurativo, del food, del retail e così via. E il nostro, io chiamo sempre esperimento perché lo era, però è stato un successo, non conoscendo nessuno il Digital Trend Week, non avendo indicizzato un giorno il sito prima di quello, abbiamo portato 33.586 visitatori al primo giorno, che è stato come riempire lo stadio dell'Aula di Bologna. Tutto questo per far emergere un'informazione. Il digitale ha un potenziale che è X mila volte maggiore di quello fisico. Quindi qual è l'obiettivo di un'azienda come Saving? È quello di non limitare il trasporto di quello che era fisico a quello che è virtuale. Noi speriamo che si torni presto a incontrarci nei bellissimi eventi fisici. Tuttavia, una parte mantenerla come strumento efficace ed efficiente per incontrarsi, scambiare informazioni sul lavoro e risolvere problematiche connesse al reclutamento. Quindi il potenziale è molto alto anche perché ci si può candidare da dove si vuole e poi andremo a vedere anche appunto questi vantaggi nel dettaglio. Infatti, dal primo giorno che abbiamo attivato queste Digital Talent Week abbiamo raggiunto persone in modo capillare in tutta Italia. Anche dal punto di vista dell'età, questo è un fattore importante, a differenza di molte altre opportunità in fiere digitali del lavoro. Si punta non solo, anzi non tanto agli neolaureati o ai laureandi, ancora di più a persone con esperienza, perché reputiamo che proprio il candidato non attivo venga attratto dall'interessante appuntamento, da cosa dicono le aziende, gli esperti e degli argomenti di cui si parla, per poi avvicinarsi alle aziende che effettivamente sono accattivanti. Abbiamo tutti bisogno di far emergere talenti, di farli un po' smuovere e questo è un modo per riuscirci anche a vari livelli. Le statistiche che vi mostro è un po' l'agglomerato dei vari appuntamenti. E i numeri raggiunti sono comunque numeri importanti, 400 posizioni lavorative, oltre 1.000 assunzioni. Ecco, non abbiamo un dato purtroppo preciso sul numero di assunzioni perché le aziende giustamente hanno le loro informazioni riservate, però abbiamo raggiunto quasi 45.000 candidature,
in così poco tempo con quasi mezzo milione di visualizzazioni uniche della pagina. Nel 2021 puntiamo a dei numeri che siano praticamente 10 volte tanto, se non di più. E ci aspettiamo appunto che diventi una piazza dove incontrarsi. Il feedback dei candidati, visto anche il mix di età, è stato sorprendentemente positivo, un po' in tutti i suoi aspetti, perché abbiamo voluto anche lanciare dei valori come quello della meritocrazia o della sostenibilità, perché sono valori in cui crediamo e che ad oggi, ad esempio, un evento così impatta sulla sostenibilità, perché non si prende l'auto, ad esempio, il treno per andare a visitare gli stand, benché si può stare una settimana, tornare più volte senza dover, insomma, impattare nell'ambiente. È una goccia nell'oceano, però è una delle tante gocce che insomma, possono contribuire al cambiamento. Rimanendo sul tema dei vantaggi unici di un programma, noi parliamo di programma, quindi come abbiamo detto, fare attività di employer branding, massimizzare gli investimenti in employer branding, nei video, nelle strategie, perché devono essere continuativi. Una volta un mio amico HR del mondo food mi ha detto che ogni mese loro fanno questo tipo di attività, fanno un'attività di employer branding per rimanere presenti. Ecco, quindi noi abbiamo rafforzato questo principio, portiamo il 100% del potenziale del web, non lo limitiamo solo nei laureati e vogliamo più gente possibile, vogliamo aumentare di volta in volta i contenuti senza mai ridurre la mappa, ma estendendola, vogliamo verticalizzarle quindi per specialità e adesso vediamo il calendario. Poi, molto importante nel tema, insomma, di essere inclusivi, perché tutto questo rimuove le barriere fisiche, architettoniche per coloro che insomma, hanno qualche difficoltà in più a spostarsi e perché dovrebbero avere queste difficoltà in più, ormai grazie alla tecnologia non ha più senso, così come non ha senso parlare di nord e di sud nel cercare lavoro, anche e soprattutto con il remote working che molte aziende stanno adottando di default. E poi, come dicevo, la massimizzazione del ROI, cioè se io investo 1000 euro in un video, vorrei che lo vedessero più persone, vorrei che raggiungessi le persone in target. Quindi noi offriamo tutto questo, diciamo, l'ennesima potenza, mi piace dire. E stiamo lavorando nel espandere sempre di più un calendario che si infittirà ulteriormente, fatto di 13 appuntamenti e c'è una 14ª sorpresa dove ogni volta c'è un tema particolare che fa un po' da contenitore dei candidati, non dei visitatori, per le aziende e ci abbiamo tutti i meccanismi tecnologici per poi un po' contenere la candidatura di persone non in target e poi sicuramente quello di filtrare i migliori candidati in automatico. Il primo sarà quello della generazione Z, che è un tema che ci sta sempre più, diciamo, a cuore. Domani avrò un nuovo intervento, parlerò di sondaggi proprio sullo smart working, la generazione Z, insieme alle nostre iniziative al riguardo, e sarà insomma, il dibattito principale di gennaio. E poi ci sono altre verticalità. Infine, chiudo, perché così lascio spazio a qualche domanda. Relativamente all'università stiamo attivando sempre più collaborazioni e oggi vorremmo lanciare proprio un messaggio di presentarsi, di contattarci perché crediamo che si possa creare un ecosistema molto importante. Ricordiamo che l'approccio è molto importante perché le offerte, le tecnologie, le soluzioni sono tantissime, va mixato quello che funziona già con quello che è sperimentale, però in un'ottica di processo ben incastrato, che sia modulare e che il funnel deve essere sempre un po' al centro dei nostri pensieri. Riprendo un po' un mix di risultati detti proprio dal web e fatti nostri di Siving nelle nostre proposte di lavoro. Siamo sicuri che l'employer branding vada fatto tutto l'anno, soprattutto una volta che si investe, bisogna insomma, persistere e la questione dell'ispirazione risulta essere come dire, il metodo, l'obiettivo, forse l'obiettivo per realmente attrarre le persone, ispirare i giovani, ispirare le persone. Poi c'è da dire che le startup stanno iniziando a competere
Ho sbagliato a scrivere, a competere nella corsa ai talenti, più si va avanti, meno le persone sono attratte dai grandi brand, bensì dalle condizioni di lavoro e dai progetti in cui sono coinvolti e dalle persone con cui si collabora. Tra le varie informazioni emerse dal sondaggio della generazione Z c'è quello del richiedere una buona esperienza di lavoro adesso che c'è questo mix con lo smart working, ossia di essere seguiti. Poi ovviamente si parla di diversity, che ormai è una priorità, non è più come dire, una cosa da fare quando si può, e noi insomma abbiamo lavorato anche in questa direzione. È importantissimo consolidare i processi digitali, quindi quello che si è testato metterlo in fila, integrare e insomma diventare un po' anche uno strumento capito da tutti, da tutto il gruppo, da tutta l'azienda. E deve essere facile. E infine le fiere digitali del lavoro, di cui c'è una grande offerta, secondo il nostro principio, insomma, bisogna favorire quelle fisiche appena si potrà e renderle più accattivanti possibili e mantenere online quelle che sono davvero disruptive. Non lascerei tempo ad altri video, che era molto carino, dell'Audi, e passerei alle domande. Grazie. Allora, abbiamo una domanda di Vittoria che chiede quali sono i talenti più ricercati. Bene, allora, ormai le questioni sono. La domanda è un po' ampia, comunque cerco di rispondere lo stesso. Il mondo delle competenze digitali è quello che ad oggi porta il vero collo di bottiglia, insieme a quello degli ingegneri specializzati. Parlando del digitale, che è qualcosa di cui ho una competenza più approfondita, c'è sia la difficoltà di trovare quelli che hanno deciso di addentrarsi in delle specificità, quindi si parla ad esempio degli sviluppatori software che usano linguaggi un po' di nicchia, magari che utilizzano solo le banche o magari che utilizzano quelli che lavorano con grandi server. Allora a quel punto la difficoltà è come cercare un ago in un pagliaio e bisogna attrarli perché sono persone molto interessate al contenuto del loro lavoro. Proprio attraverso i contenuti e poi cercare di farli propri. In generale, invece, nelle competenze digitali, compreso il digital marketing, si ricercano i talenti, proprio la parola talento diventa centrale, perché tutti ormai sanno fare qualcosa di digitale, tutti usano i social, però poi quando si cerca un esempio, un digital marketing manager, bisogna capire se si cerca uno che fa bene una cosa sola o se si cerca uno che gestisce una serie di specializzazioni. Allora a quel punto il talento è quello che sa fare davvero bene una specialità o che sa fare bene il trade union tra tutte le competenze. Spero di aver risposto bene. Ok, abbiamo un'altra domanda da parte di Leonardo che chiede quali sono i talenti più ricercati e qual è il settore lavorativo più richiesto. Settore lavorativo più richiesto, verrebbe da chiedermi se questa domanda è da parte di un candidato, da parte di una persona che del mondo recruiting. Di base, i settori che in questo momento sono più ambiti da parte di chi cerca lavoro sono sicuramente quelli, più che settori, sono quelli che sono innovativi, il mondo dell'innovazione, quindi digitale, settore diciamo dell'automazione. Sono aziende che tendenzialmente non solo fanno dei prodotti interessanti, un po' per tutti, ma soprattutto lavorano sulla sostenibilità. Quindi le persone cercano sempre più lavoro in aziende, in settori sostenibili. Dove c'è più offerta di lavoro, posso provo andare dall'altra parte della staccionata. Le aziende ad oggi le vediamo un po' come stagionali, visto l'impatto del Covid. Cioè, in questo momento c'è tutto il mondo, ovviamente, dell'healthcare, quindi gli ospedali che cercano, e questo insomma è noto a tutti, soprattutto non si è mai fermato il mondo dello sviluppo software, ad esempio, e del digitale in generale. In questo momento ci sono start-up o aziende IT come software house che cercano 100 persone che vorrebbero assumere in 5 mesi, poi magari ci mettono 2 anni perché è difficile.
Quindi il mondo digitale è il mondo dove se cerchi lavoro, lavori bene e trovi un bel lavoro. Ok, abbiamo una domanda anche da parte di Rosa che chiede se pensa che questo sia il lavoro del futuro. Anche qui mi piacerebbe richiedere un approfondimento se questo è il lavoro del futuro, se digital recruiter o se in generale il mondo digitale. Comunque io penso che tutti i lavori, hanno una trasformazione dove le competenze digitali sono, nella maggior parte dei casi, l'elemento fondamentale per potersi trasformare ed essere appetibile. Anche coloro che svolgono già un lavoro tradizionale possono ancora reinventarsi, anzi dovrebbero, proprio perché hanno sia una minaccia, che è quello di non riuscire a essere attuali tra poco, ma soprattutto un'opportunità, perché con poche nuove informazioni e tra l'altro svolgendo mansioni spesso più divertenti, ci si può rinnovare per anni ed essere competitivi lavorativamente parlando ancora per anni. E bisogna avere in mente che bisogna però un po' rinnovarsi. Purtroppo neanche noi che inventiamo, facciamo innovazione, facciamo digitale, pensiamo che quello che facciamo oggi varrà per 5 anni magari, e tra 5 anni o saremo cambiati o noi stessi saremo obsoleti. Quindi la preparazione continua, lo studio continuo è la base proprio dello stare sereni dal punto di vista lavorativo. Ok, al momento non abbiamo altre domande, abbiamo comunque ancora una decina di minuti, quindi se i partecipanti vogliono scrivere ancora qualcosa, il Volentieri. Vi relatore è a disposizione. chiedo se fate domande di aggiungere qualche informazione in più, così vi rispondo meglio. Aggiungo, Ok. perché poi sì, prego. Guarda, allora ho una domanda da parte di Giada che chiede se le lingue sono importanti in questo lavoro. Ok, sempre qui, se il lavoro è il mio, se il lavoro è quello un po' del digitale in generale, fondamentale direi. Allora, io personalmente parlo bene l'inglese e basta, cioè, me la cavo ovviamente con lo spagnolo, essendo italiano, e direi che per il mio specifico contesto parlare bene inglese è fondamentale ed è anche sufficiente. Ci sono grandi opportunità, quindi sull'inglese vorrei dire 100% importantissimo. C'è una grande opportunità che è quella di conoscere lingue particolari, soprattutto quelle del mondo dell'est, della Cina, la Corea, la Russia e così via, perché sono mondi dove ci sono social network che noi non usiamo, dove dentro ci sono miliardi di iscritti, forse più che uguale a Facebook e Instagram, che riguarda l'Occidente, che parlano altre lingue, e se noi volessimo vendere un paio di scarpe italiane dentro quei contenitori parlando la loro lingua, sarebbe molto più facile che venderlo qui in Italia. Quindi è un mondo fantastico, bisogna prepararsi. Ok, abbiamo anche un'altra domanda di Elena che chiede, le aziende nella ricerca del personale quanto spazio lasciano al candidato perché possa esprimere le sue passioni e attitudini? Ok, beh, questo è un tema che per quanto mi riguarda, mi piace anche fare da megafono alle persone più giovani di me, sarebbe molto prezioso lasciare spazio, cambia d'azienda azienda. Vedo sempre più aziende che lasciano molto spazio, molta libertà. Le start-up hanno dei pro e dei contro. La mia è una start-up, alla fine del suo periodo legale la start-up, quindi ormai inizia ad essere un'azienda strutturata, però molte persone preferiscono venire qui o escono da grandi aziende proprio perché percepiscono che la loro idea o il loro tempo può essere messo a disposizione in 5 minuti, tra virgolette. Però sempre più le grandi aziende cercano di essere start-up e in quei casi lì il lavoro è molto, molto bello. Perfetto, direi di chiudere con una domanda di Leonardo che chiede quali sono le competenze più richieste nel mondo del lavoro. Ok, bene. Bisogna fare distinzione tra quelle che chiamano soft skill e quelle che chiamano hard skill.
Le hard skill un po', ce lo siamo appena detti, sono il fatto di avere non solo dimestichezza, ma una struttura nel sapere usare il digitale, nel sapere di cosa si parla, nel sapere dove vanno le tecnologie e in pensare anche di applicarle al tuo contesto quando normalmente non ti è richiesto e essere in grado di farlo. Quindi programmare, sapere usare i social network, aver gestito del budget pubblicitario su Google, queste competenze sono veramente importanti e permettono di prendere un lavoro sicuro. Le soft skill sono il tema delle nuove generazioni, cioè che un po' devono imparare a integrarsi in azienda perché le loro competenze hard sono molto apprezzate e richieste. In particolare nel futuro, ma già adesso si parla di intelligenza emotiva. L'intelligenza emotiva è la prima in assoluto ed è quella capacità di relazionarsi con le persone, capendo quello di cui c'è bisogno e al tempo stesso trasmettendo le proprie idee con valore. Quindi è un po' astratta come competenza, però saper lavorare insieme agli altri, essere propositivi, quindi anche problem solving, sono alla base di trovare un buon lavoro, perché tutto quello che invece sono competenze, cose da fare quotidianamente, da imparare, le aziende te le insegnano. Sempre di più vogliono persone capaci di imparare velocemente, che sanno relazionarsi, che sono aperte mentalmente, che poi imparano le cose pratiche dopo.